possibile utilizzare il kit di gonfiaggio per riparare un pneumatico danneggiato, purché le forature non siano localizzate sul fianco e non superino i 4 mm. Prima di eseguire la riparazione, parcheggiare il veicolo lontano dal traffico. Accendere le luci di emergenza e ricordarsi di applicare il freno di stazionamento. Se si parcheggia sul ciglio della strada, ricordarsi di avvertire gli altri utenti della strada della propria presenza con il triangolo di emergenza. Il kit di gonfiaggio si trova nel bagagliaio del veicolo. Innanzitutto, collegare il tubo del compressore alla bombola. A seconda del veicolo, collegare o avvitare la bombola sul compressore. Quindi collegare il connettore della bombola di gonfiaggio alla valvola della ruota. Infine, collegare il cavo dell'alimentazione elettrica alla presa accessori. Accendere il motore. Quindi avviare il compressore per ottenere la pressione richiesta. Controllare la guida della pressione di gonfiaggio sul telaio della porta, se necessario. Se la pressione minima non riesce a raggiungere 1,8 bar dopo 15 minuti, non è possibile effettuare la riparazione. In questo caso, contattare un rappresentante del marchio. Al termine della riparazione, guidare per circa 3 km a una velocità inferiore a 60 km orari in modo da distribuire uniformemente il prodotto nel pneumatico, quindi fermarsi e controllare la pressione. Tenere presente che le pressioni di gonfiaggio devono essere controllate solo con pneumatici freddi. Se invece la pressione è maggiore di 1,3 bar ma comunque inferiore al valore consigliato, utilizzare di nuovo il kit di gonfiaggio. Se la pressione è inferiore a 1,3 bar, significa che non è possibile effettuare la riparazione. In questo caso, contattare un rappresentante del marchio. Infine, ricordare che questa riparazione è soltanto temporanea e che non si devono superare gli 80 km orari né guidare per oltre 200 km. È essenziale che il pneumatico venga riparato o sostituito da un professionista il prima possibile.